Per Artisti in Onda è nostro ospite lo scrittore Alfredo Carosella. Benvenuto Alfredo. Grazie, ben trovati, un saluto a tutti. Bene, Alfredo, dove sei in questo momento? Mi trovo a Portici, in provincia di Napoli, sono tra il Vesuvio e il mare. Mi trovo nel mio studio, che è il mio studio di architettura, ed è anche lo studio nel quale scrivo romanzi e racconti. Bene, senti, tu sei nato proprio a Portici? No, io sono molisano e uno dei cartelloni alle mie spalle svela in qualche modo questa cosa perché è il cartellone di Campobasso Meravigliosa, che è un libro che il mio editore, Edizioni della Sera, che è l'editore anche del romanzo Sulla schiena del cielo e anche di Napoletani per sempre, insomma, abbiamo fatto diverse cose insieme. È un libro che mi ha chiesto di scrivere sulla mia città natale, che è appunto Campobasso, e io sono stato felicissimo di poter avere l'occasione di raccontare dei miei luoghi di infanzia. Non è una vera e propria guida turistica, diciamo che il modello è un po' quello di presentare la città dal punto di vista turistico, parlando dei monumenti, delle tradizioni, del folklore. E l'ho fatto, è quello che ho fatto, però l'ho fatto con una forma di sotto forma di racconti. Ho raccontato delle passeggiate che facevo per la mia città quando ero bambino insieme al mio papà. Bello. Senti, e quindi in qualche modo le tue città sono entrate nei tuoi libri, insomma. Sì, c'è Campobasso in maniera, diciamo, evidente. E poi ci sono le altre, c'è Isernia che mi ha ospitato durante il periodo scolastico. C'è Pescara molto forte nei libri che scrivo. E poi chiaramente c'è Napoli. C'è Napoli con tutto il suo mondo, che è un mondo metropolitano, quindi molto più vasto e molto più complesso rispetto ad altre tipologie di città a misura magari più umana sotto un certo punto di vista, però sicuramente Napoli è una città vulcanica non solo per la presenza del Vesuvio. Bene, senti, quando hai cominciato a scrivere, perché, qual è stata la tua formazione, che cosa ti ha portato a scrivere? Ecco, raccontaci un po'. In genere a questa domanda rispondo in un modo che ultimamente devo modificare, perché io rispondo sempre con la mia prima pubblicazione. La mia prima pubblicazione è un libro autobiografico, dal titolo Sono nato quando mi hai preso in braccio, nel quale ho raccontato la storia dell'adozione del nostro secondo figlio. Con mia moglie abbiamo una figlia piuttosto grandicella e un figlio più piccolo che appunto abbiamo adottato. Però questo percorso dell'adozione si è rivelato molto più complesso e molto più lungo rispetto a quello che immaginavamo, tant'è che io a un certo punto ho iniziato a scrivere con l'esigenza di far conoscere alle persone quanto sia complesso e denso di ostacoli il percorso dell'adozione. Noi non lo sapevamo. Quindi una necessità di comunicarlo agli altri e di farlo conoscere. Sì, una necessità. Poi, fortunatamente abbiamo avuto anche il lieto fine, quindi insomma il libro racconta naturalmente anche la felice conclusione di questo percorso, che poi è l'inizio di un percorso più ampio, più lungo. Però sì, insomma, quella è stata la prima pubblicazione. Da lì poi ne sono venute altre perché mi è piaciuta molto questa possibilità di comunicare con tante persone, con tante persone sconosciute, e quindi ho scritto il primo romanzo che è Appuntamento in un non luogo. Appuntamento in un non luogo
È un libro nel quale entra molto la città contemporanea, perciò parlavo di Pescara prima, che è la città dove io ho studiato. Hai Essendo studiato che molisano, cosa? architettura, Architettura. sì, essendo molisano sono andato a Pescara a studiare architettura, mi era più comodo, insomma, era più vicino. In realtà queste sono un po' le porte girevoli della vita, no? The Sliding Doors, c'è cioè quel bellissimo film con Gwyneth Paltrow che parla delle sliding doors, cioè che per un attimo ti puoi trovare in situazioni completamente diverse. In realtà io sarei potuto venire già a Napoli a studiare architettura, moltissimi miei conterranei hanno fatto gli studi a Napoli, solo che a me fu prospettata questa doppia ipotesi da parte dei miei genitori. Potevo scegliere se venire a Napoli da una vecchia zia, che adesso non c'è più, ma che insomma era una persona tanto cara e che abitava nel quartiere della Sanità a Napoli, quindi il cuore di Napoli davvero, oppure potevo scegliere di andare a Pescara, dove abbiamo una piccola casa per le vacanze, e quindi c'era la prospettiva di andare a vivere da solo a 19 anni. E quindi io che cosa avrò mai potuto scegliere? Ho scelto di Certo, stare a vivere da da solo. Ecco, solo. ho studiato a Pescara. Bene. E quindi tu sei un architetto, eserciti la professione dell'architetto, insomma. In che modo l'architettura e l'arte si vanno a intrecciare nel tuo lavoro? Se si intrecciano e come? Sì, diciamo che questa era la mia aspirazione. Io ho intrapreso gli studi di architettura pensando al lato artistico di questa professione, che innegabilmente c'è, perché ci sono architetti che sono capaci di comunicare emozioni parlando con le loro costruzioni. Ce ne sono tanti, abbiamo tanti esempi sia in Italia che insomma, nel resto del mondo. Sono quelli che vengono chiamati archistar, però indubbiamente sono persone capaci di cambiare il volto di una città anche con una sola costruzione, una cosa che è successa per esempio a Bilbao, dove Frank Gehry, un architetto di Los Angeles che apprezzo moltissimo, ha realizzato il Guggenheim Museum e cosa è successo? Che ha fatto una costruzione così intrigante, così emozionante, che è il contenitore del museo che è oggetto di visita di moltissimi appassionati. Io stesso sono andato a Bilbao a visitare questo museo e Bilbao, da quando era una cittadina con aree industriali dismesse, in crisi socio-economica, ha avuto una rinascita grazie a questo museo, grazie a questa costruzione. Naturalmente all'interno poi ci sono le opere d'arte, quindi Certo, certo. la meraviglia nella meraviglia, però è già il contenitore ad essere uno spettacolo e un attrattore perché più di 1 milione di persone all'anno andavano quando si poteva fare a Bilbao per vedere questa costruzione. Quindi sicuramente era questo che io sognavo. Naturalmente bisogna pensare una cosa, che le archistar sono poche in tutto il mondo, no? È come il ragazzo che vuole giocare al calcio. Certo. Tantissimi giocano al calcio, ma di Ronaldo ce n'è uno, di Messi ce n'è uno, di Maradona ce n'è uno. Però, insomma, e poi gli altri giocano al calcio. E questo accade un po' in tutte le attività, anche nell'attività della scrittura è la stessa cosa, no? Abbiamo autori che vendono 300 milioni di copie, 50 sfumature di grigio, no? Per esempio, per citarne una, e incontrano molto il favore del pubblico per tutta una serie di motivi che a volte, a me personalmente sfuggono, però è Anche a così. me. Ma esatto, però è questo che accade in Certo, tutte le certo. professioni e in tutte le forme, Certamente. di espressione e succede anche nell'architettura, dove però nell'architettura c'è la possibilità di esercitare con grande dignità una professione che può diventare una professione tecnica,
o addirittura in alcuni casi una professione artigianale, perché ci sono architetti che poi sono diventati anche molto famosi, che disegnano oggetti, i designer, insomma, gli arredatori. È un campo molto vasto. Certamente. E per quello che ti riguarda, quindi la tua vena artistica l'hai espressa di più nel settore della scrittura, no? Però tu hai introdotto il discorso in un certo modo, cioè io ti ho chiesto come hai cominciato a scrivere e tu hai detto in genere dico che, come se poi avessi l'intenzione di aggiungere qualcosa, quindi che cosa? Che cosa? È successo che quando ho pubblicato il mio primo libro, Sì. un'amica d'infanzia, che ho conosciuto quando avevo 16 anni, quindi un'amica dell'adolescenza, diciamo, mi ha scritto e mi ha mandato la fotografia di una lettera che io le scrissi quando appunto ci frequentavamo e avevamo 16 anni. E in questa lettera io le scrivevo: da grande farò lo scrittore. Io lo Quindi avevo dimenticato. Ed è stata. era già un tuo proposito, quindi vedi, quando le cose poi stanno nell'inconscio e in qualche modo vanno a determinare quelle scelte che ci sembrano casuali, invece già l'avevamo fatta al suo tempo. Era già un desiderio. Non lo ricordavo più. Perché a Bene. volte succede questo, no? Di Certo. sognare tanto una cosa per un certo periodo, soprattutto da ragazzi. Poi la vita ti porta a fare tutta una serie di scelte, di intraprendere delle strade che Certo. magari uno non immaginava proprio. Io non avrei mai e poi mai immaginato di trasferirmi a Napoli, in provincia di Napoli. Una volta, quando stavo a Pescara, vidi, e vivevo appunto da solo, vidi un documentario su Napoli e sulla presenza del Vesuvio, questa presenza inquietante. E spiegava questo documentario molto ben fatto che circa 600.000 o 700.000 persone, le persone dell'area vesuviana proprio che stanno alle pendici del vulcano, convivono con questa possibilità di distruzione, di morte tutti i giorni. E io guardando questo documentario pensai: ma questi sono pazzi, come fanno a vivere in un posto del genere? E io apro adesso il balcone della mia cucina e ho il Vesuvio davanti a Davanti me, a te, quindi enorme. chi l'avrebbe detto? Senti, Alfredo, quindi gli altri libri, e parlaci un pochino degli altri. Quindi il primo è quello Sono nato quando mi hai preso in braccio, giusto? Poi? L'adozione ed è l'unico autobiografico. Gli altri sono dei romanzi. Il primo dei quali è Appuntamento in un luogo, che ho citato prima, edito dalla Bottega delle Parole. E il protagonista è un architetto, quindi sono partito da qualcosa evidentemente a me ben nota, insomma, però il personaggio è un personaggio abbastanza diverso da me e comunque non ci sono elementi di autobiografia. Chi lo legge o chi lo ha letto, chi lo leggerà, insomma, potrà verificare questa cosa, che non racconto la storia della mia vita, che è completamente diversa da quella di questo protagonista. Poi è venuto invece un libro che è La finestra sulla riva del mondo, nel quale invece il protagonista è un animatore per villaggi vacanza. Ed è stata una scelta che ho fatto di proposito, proprio dopo l'uscita di Appuntamento in un luogo. Ho pensato di provare a raccontare un personaggio molto lontano da me. E ho scelto quindi questo animatore anche perché avevo in mente di parlare della ricerca della gioia autentica. Io cerco di avere sempre un tema portante nei libri che scrivo, racconto di rapporti umani, racconto di emozioni, ma sempre con un tema di fondo, cerco di avere un tema di fondo. A questo libro è Che qual è seguito l'editore del libro che hai citato prima? Kairos, Napoli, e poi invece nel frattempo, sono usciti vari racconti, anche brevi o molto brevi,
che sono stati inseriti in diverse antologie, e uno di questi è stato inserito in un'antologia che si intitola Napoletani per sempre. E sono stato invitato da un carissimo libraio di Napoli a partecipare a questa antologia e mi ha fatto immensamente piacere perché Napoli è comunque la mia città di adozione, è la città che mi ha accolto, che mi ha fatto vivere, mi sta facendo vivere tante cose, insomma, belle. E quindi sono stato felicissimo di poter partecipare a questa antologia. Così ho conosciuto l'editore Stefano Giovinazzo, che è il titolare della casa editrice, anche sulla schiena del cielo, che è Edizioni della Sera. Edizioni della Sera, quindi ha pubblicato, in realtà è una casa editrice che pubblica essenzialmente narrativa territoriale. Per tale motivo poi mi ha chiesto di scrivere il libro su Campobasso, ma nel frattempo mi ha pubblicato anche questo romanzo che ho portato in giro, insomma, un bel po'. In Bene, questo romanzo sì, dimmi l'argomento appunto del romanzo, visto che tu poi affronti le relazioni umane soprattutto, no? Nei tuoi libri, quindi dimmi qualcosa di più. sì, in questo sulla schiena del cielo. Parlo di torna il protagonista di Appuntamento in un luogo che è Maurizio Miceli, questo architetto, e parlo della difficoltà di crescere senza un padre. Perché Maurizio Miceli ha perso il padre quando lui aveva soltanto 7 anni ed è cresciuto così, solo con la mamma. E insomma, poi c'è anche una particolarità che Maurizio Miceli non solo non ha avuto un padre, ma non è riuscito lui stesso ad essere padre perché ha sposato una donna che ha tanto amato, ma non sono mai riusciti ad avere figli. Questa parte è raccontata in Appuntamento in un luogo. Invece, sulla schiena del cielo c'è questa seconda parte. I due libri si possono leggere Sì. separatamente, non è necessario leggerli entrambi o in sequenza. Comunque c'è questa nuova storia, diciamo, nella quale Maurizio si chiede se alcuni aspetti del suo carattere, del suo modo di intraprendere la vita, di fare delle scelte, dipenda almeno in parte dal fatto che lui è cresciuto senza un padre. Padre che può essere un esempio o padre che può essere anche un antagonista. L'importante è che ci sia. E mi ha molto colpito un libro di Massimo Recalcati e tutti quei suoi discorsi che fa sull'evaporazione del padre. Che è un elemento critico della nostra epoca, insomma, che a me pare molto evidente. E quindi nel raccontare una storia che poi tutto sommato è una storia leggera e ambientata qui nella nostra contemporaneità, mi piaceva però sottolineare anche questo aspetto, sotto forma di domanda posta al lettore, più che altro, perché poi non ho, diciamo, ricette, come dire, Sì, da. diciamo che non è un ruolo semplice quello paterno, no? Soprattutto nella coppia di oggi, che già è una coppia in crisi di per sé, no? Nel valore relazionale, e quindi anche la collocazione di quello che è il ruolo paterno rispetto a un figlio diventa più difficile di quanto non lo sia stata in precedenza. Ovviamente qui si aprirebbe un discorso che meriterebbe uno spazio soltanto suo, non è che si può solo accennare così. Una curiosità, le copertine dei tuoi libri mi colpiscono, te la vedo alle spalle, Sì, brevemente, come nascono? questa è semplice, questa di Campobasso ritrae uno degli elementi
più suggestivi del borgo medievale di Campobasso, perché è Torre Terzano. Torre Terzano ha una storia bellissima perché c'è una leggenda, diciamo, su questa torre. Pare che sia stata la prigione di Delicata Civerra. Campobasso ha una storia molto simile a quella di Romeo e Giulietta, perché questa Delicata Civerra e Fonso Mastrangelo appartenevano a due, però sono realmente esistiti. Questi sono personaggi realmente esistiti che appartenevano a due confraternite in lotta nel 1500 a Campobasso, ed era assolutamente fatto divieto ai membri di queste due confraternite di contrarre matrimonio tra appartenenti Tra loro. alle diverse, al nemico, insomma. Certo. Invece c'è stata questa storia d'amore scoperta dal padre di lei e Delicata è stata praticamente rinchiusa, qualcuno dice, in questa torre. E quindi, insomma, è un simbolo di Campobasso molto importante. È più conosciuto il castello, però comunque anche Torre Terzano ha la sua importanza nella Importanza. storia della città. Invece, per quanto riguarda Appuntamento in un luogo e Sulla schiena del cielo, entrambe le copertine ritraggono lo skyline di una città nordamericana. In Appuntamento in un luogo c'è lo skyline di New York, mentre in quest'altro c'è sulla schiena del cielo c'è lo skyline di Orlando. Mi ha molto colpito questa particolarità perché le autrici delle due copertine sono due persone che non si conoscono, eppure entrambe hanno pensato a questa particolarità dello skyline della città americana. E a me chiaramente ha fatto molto piacere. Alfredo, io ti ringrazio per averci donato queste parole di descrizione e sulla tua vita, quindi su momenti ed episodi della tua vita e sulle tue città e soprattutto su quelli che sono i tuoi libri e gli argomenti di cui trattano. Per cui ti ringrazio ancora di essere stato nostro ospite, ti mando un affettuoso saluto. Grazie a te Laila, un saluto a tutti. E per Artisti in Onda è tutto, iscrivetevi al nostro canale.